Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: un'altra nuova sfida per la grandissima voce di The Voice, Suor Cristina, ecco come è cambiata. Uno dei volti più apprezzati e significativi delle prime edizioni del famoso talent The Voice era colei che fece super commuovere tutti i giudici e in particolare J-Ax, stiamo parlando della meravigliosa voce di Suor Cristina. Il video delle Blind Audition, dove cantava il famoso brano di Alicia Keys No One, è stato il quarto più visto su YouTube a livello mondiale nel 2014. La sua passione per la musica è stata la sua fonte di vita, infatti nel 2007, ella interpreta il ruolo di Suor Rosa nel famoso musical Il Coraggio di Amare. Successivamente, frequenta l'Accademia di Spettacolo Star Rose Academy in Roma, studiando canto con i docenti Franco Simone e Tiziana Rivale. Parallelamente alla carriera artistica, intraprende la strada religiosa prendendo i voti nel 2012, dopo aver vissuto un periodo in Brasile, unendosi alla congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia. Questa scelta non schiacciò assolutamente il suo talento, anzi lo rafforzò sempre di più. Nel 2013 vince il concorso canoro religioso Good News Festival in Roma, trasmesso da TV2000, con il brano Senza la tua voce, che verrà pubblicato come singolo il 30 luglio, partecipando un anno dopo al famoso talent show The Voice. La cantante, all'interno del talent, diventa una figura di interesse pubblico amata sin dal primo momento da tutti, che porta ad aggiudicarsi la vittoria del talent. Una vittoria che le porta un contratto discografico con la Universal Music, a cui segue l'uscita del suo primo album. Ella ha svelato in un'intervista a Domenica In: "Per me cantare è un modo per evangelizzare, per comunicare agli altri che consacrare la vita a Cristo non significa morire e chiudersi, ma mettere i propri doni al servizio degli altri". L'apparizione di Suor Cristina appunto dopo la vittoria del talent che l'ha resa molto popolare in tutto il mondo, la donna non ha mai negato il suo interesse verso la televisione partecipando a diversi programmi tra cui Ballando con le Stelle 2019. Nel corso del tempo Suor Cristina è riuscita a conquistare l'anima del pubblico, ma oggi che fine ha fatto? L'ultima apparizione di Suor Cristina nel mondo televisivo avvenne qualche mese fa e forse nessuno lo ricorda. La trasmissione al quale partecipò fu Guess My Age, Indovina l'età come ospite nel 2020. La sua apparizione non ebbe la stessa risonanza che avrebbe potuto avere su un canale più importante, e proprio per questo motivo alcuni fan della donna erano all'oscuro di questa ultima apparizione televisiva. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.